Ciao ragazzi, sono Keiko Chan. Ecco qui sono qui per il video mi sto impappinando sui due film che vi avevo promesso, Pet Sematary e Rose Red. Entrambi sono innanzitutto tratti da libri di Stephen King. Tutto bene? Sì, di Stephen King. E quindi già detto questo sono stupendi. Allora, partiamo. Lo so che sto facendo un casino, scusate, sono un po' pappinata. Parto da Pet Sematary, ovvero cimitero degli animali, ma in Italia cimitero vivente. Così. E, la trama è la seguente: c'è un uomo, Louis Creed, che si trasferisce con la famiglia, ovvero la moglie, la figlioletta più grande, il bambino e il maschio è più piccolino. Non si sa dove, non ricordo, una città. Praticamente questa città ha tutte villette, cioè una città più che altro un paesino, tutte villette dove c'è una strada principale dove sfrecciano come pazzi dei camion. Allora, quest'uomo all'inizio fa conoscenza di un anziano abitante del posto che lo mette in guardia appunto sulla strada perché comunque è pericolosa, i camion fanno se giù notte e giorno e magari insomma stare attenti ai bambini. Diciamo che all'inizio è così un po' banale, comunque il film è degli anni 80, però prende subito corpo quando muore il gattino della figlia. Lui si trova da solo in quel momento e questo vecchio signore lo accompagna, Chad si chiama, lo accompagna in un cimitero. Lì c'è il cimitero degli animali, dove i bambini seppelliscono gli animali che morivano sulla strada. E lui pensava che lo dovevano seppellire lì, invece lui gli fa fare un'altra strada e lo porta in un altro posto dove fa seppellire qui il suo gatto. Senza spiegargli né il perché, né il per come, né il per quando, non mi spiega niente. Sicché poi questo gatto torna e diciamo che non si spiega perché questo gatto è tornato. Lui addirittura pensa che è pure un medico, questo Creed, pensa addirittura che il gatto in realtà non era morto quando l'hanno trovato e invece diciamo che questo cimitero è un alone di mistero e lo usavano appunto per far tornare in vita gli animali. Allora, all'inizio del film comunque muore anche un ragazzo proprio in questi camion che diventa una specie di angelo custode che cerca di avvisare sempre Luis. Però lui non segue, diciamo, perché lui ha detto di avvicinarsi a questo cimitero che lui definisce il luogo dove i morti camminano. Diciamo che è una specie di avvertimento per quello che succederà dopo, di cui non dico niente. Questo film è bello e spero di averlo raccontato nel modo migliore perché cerco sempre di non dirvi più di quello che dovrei dire. E è degli anni 80, quindi non vi aspettate super mega effetti speciali. Io devo dire che mi fanno più senso questi film vecchi che quelli nuovi perché ti fanno vedere proprio le, non so, le cose, per esempio se uno si fa male si taglia un braccio, quello che è, si vedeva, sembra proprio vero, invece adesso, non so, con la tecnologia mi sembra tutto finto. Il film è bello, è piaciuto tantissimo, solo che naturalmente gli americani hanno dovuto rovinarlo perché hanno fatto un secondo film, Pet Sematary 2 naturalmente, in Italia sempre Cimitero Vivente numero 2, e nel 2 c'è semplicemente un veterinario che si trasferisce qui con il figlio dopo che la moglie è morta, la moglie attrice, si trasferisce in questo paesino insieme al figlio e qui apre, come ho detto, cioè, uno studio veterinario e da qui anche insomma c'è la leggenda perché sono passati anni, la leggenda di Creed, insomma non vi dico niente e diciamo che qui è un po' stupido il film perché muore il cane di un amico di questo ragazzo, del protagonista e loro proprio basandosi su questa leggenda portano il cane lì, il cane ritorna, poi muore quell'altro, portano pure quello, muoiono tutti là quel cimitero. Diventa un po' un patatrac, non mi piace molto, però cioè, se vedete naturalmente Pet Sematary dovrete vedere per forza il 2, almeno io sono così, se vedo il primo di un film vedo sempre il seguito, anche se fa schifo. Questo è Pet Sematary. Poi c'è Rose Red, che a me piace molto. Rose Red ha però una particolarità, ovvero dura 4 ore. Non sto scherzando, dura 4 ore. Di che cosa parla? Rose Red è il nome di una casa
tra virgolette, una casa, perché è una cosa mastodontica proprio. Questa casa praticamente adesso è disabitata. C'è solo un erede di questa casa e scusate, non ricordo i nomi, sono troppi, ce ne sono troppi in questo film. Praticamente quest'uomo, questo ragazzo, anzi, vuole disfarsi di questa casa, infatti vuole demolirla, così prendere i dindini, perché non c'è una lira, oppure diciamo un euro, arriviamoci ai tempi. Però lui si mette con una, sta con una professoressa di un istituto di non mi ricordo che cosa. Questa professoressa praticamente cerca sempre di far, come posso dire, vuole far capire che esistono le presenze, esistono gli spiriti, esiste una forza che noi non riusciamo a vedere, a toccare, a sentire, ma che esiste. E diciamo che poi lei viene anche maltrattata nella sua università, perché lei è una docente, appunto. Venne maltrattata perché venne derisa, diciamo, non proprio maltrattata, perché crede a queste cose. Poi c'è sempre, diciamo, il docente stronzo che rompe le scatole, insomma, le solite cose. E diciamo che da quello che si capisce anche subito è che lei sta con questo solamente per questa casa. Rose Red, che cos'ha di particolare questa casa? Questa casa si dice che anche adesso che non ci abita nessuno, continua a costruirsi da sola. Cioè, si aggiungono stanze, si spostano le stanze e cresce, cresce, cresce. Questa casa magari era così, è diventata una cosa assurda. E praticamente sono un po' di anni però che non si effettuano, cioè se non si manifestano, non vengono le parole questa sera, eventi, cose, non si manifesta niente, insomma come se fosse morta. E lei decide di creare un team, di prendere varie persone, il sensitivo, il veggente, quello che tocca oggetti e vedere cose, quello che scrive, quello che sente, tutti questi esperti del campo. In più vuole in assoluto una ragazzina autistica che ha dei poteri anche lei. Secondo lei, mettendo tutte queste persone dentro questa casa, in particolare questa ragazza Annie, mi pare che si chiama, questa ragazza autistica, può risvegliare Rose Red. E lei vuole, insomma, vuole riprendere, fare insomma le cose. Alla fine, insomma, loro vanno in questa casa e cominciano a manifestarsi poi queste cose, e che poi si scoprirà perché succedono queste cose, cioè perché questa casa si muove, si costruisce da sola, continua a crescere, cioè che cosa è successo. Perché il film è bello? Il film è bello, innanzitutto, non so se a voi vi piace, ma a me piace molto perché racconta tanto. C'è il pezzo che la docente, questa signora, questa donna, vuole insomma assoldare questi, assoldare tra virgolette, questi parapsicologi, cacchio si dice, insomma questi qui, deve raccontare la storia di Rose Red, cioè com'è nata, ovvero che c'era insomma una donna di 20 anni che sposò uno di 40, lui ha regalato questa casa, gli incidenti che ci sono stati, che è successo in famiglia, come sono morti, come non sono morti, tutte queste cose qui. E quando lo racconta, a me piace tantissimo, anche per questo il film dura 4 ore, perché è molto raccontato, ci sono anche un po' di... cioè non è proprio horror, ti mette una suggestione, una cosa, a me piace da morire, è un mezzo thriller, come insomma tutti i film di Stephen King alla fine, cioè i film tratti dalle opere di Stephen King, che non sono mai né horror né thriller, sono tra le due cose, tra horror e thriller, insomma, è bellissimo. Io la prima volta che l'ho visto diviso a metà, il film era stato diviso in 2 ore e 2 ore con i miei amici e mi è rimasto proprio impresso, talmente tanto che ho dovuto scaricarlo per rivederlo. Mamma mia, quanto dura 4 ore di seguito, è veramente un po' pesante. Però è bello, credo che, non so quanti lo conoscano, però è stupendo. E io li consiglio tutti e due, sia Rose Red che Pet Sematary, tranne il 2 che è un po'... né che sia, non sono proprio horror di quelli pesanti, quelli da sangue da tutte le parti, cioè sì, forse un po' Pet Sematary, però diciamo che Rose Red è un po' più tranquillo, però la cosa che racconta la storia ti mette un po' di cose, poi naturalmente ci sarà qualche morte, qualche cosa, c'è sempre, però è bello e io li consiglio tutti e due, sono due tra gli horror che mi sono piaciuti di più e naturalmente ce ne sono tanti altri di horror, ma veramente che meritano. E questi sono due di quelli. Poi, che dire, adesso vi lascio perché non so più che cosa dire, se vi dico altro vi svelo tutto. Solo che c'è una cosa stupida in Pet Sematary,
E ve lo dico adesso, quindi spoiler, non, se non volete vedere, basta, tagliate qui, cioè se non volete sentire più che altro. La cosa stupida in Pet Sematary è che quando Louis Creed gli muore il figlio, e poi lui insomma mezzo impazzito cerca di resuscitarlo, cioè di seppellirlo lì, si vede il pezzo quando lui lo riesuma, perché il ragazzino è stato investito da un camion. Come cazzo? Pita fa un ragazzino così, piccolino così, investito da un camion proprio in piena faccia, ad essere tutto intero quando tu lo riesumi dalla tomba. Intero, tranquillo, come se stesse dormendo. Proprio intero, non ha, non mi manca un braccio, non mi manca niente, tutto intero, sangue, spacco, niente. E questa è un po' una cavolata del film, che devo dire la verità, è l'unica cosa che nel film è stata proprio stupida. Per il resto il film è bello. E adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione. Scusate se quando faccio recensioni di film horror sono un po' più lenta di quando faccio quelli per i manga, ma spiegare un film è un po' più diverso che con i manga, perché i manga ti basi sul numero uno e non sfoci negli altri numeri per non fare spoiler, mentre nel film, essendo che il film dura un'ora e mezza, la maggior parte, a parte lo Shred, devi stare attento a quello che dici, a quello che fai, quindi ho un po' paura a farvi spoiler. Detto questo, vi saluto veramente questa volta e ci vediamo alla prossima recensione. Un abbraccio e tanti auguri di buon anno.